Noi diciamo più a direi di sì, sentirlo, non quindi sentiamo più vedremo nulla. di ricontattarlo. Nel frattempo ti riporto quelle che sono state le dichiarazioni di Italo Bocchino poco fa all'interno di Porta a Porta. Ha detto: le nostre posizioni sono chiare, se Ronchi vuole può sempre uscire da Futuro e Libertà. Il vicepresidente di Futuro e Libertà, Italo Bocchino, ha risposto così durante Porta a Porta a chi gli faceva notare la posizione di Andrea Ronchi, che assieme ad Adolfo Urso sostiene la linea dell'appoggio ai candidati di centrodestra nei ballottaggi. Tra l'altro, a proposito di quello che stava dicendo Onorato prima su Napoli, va sottolineato che stanno mostrando su Porta a Porta in questo momento una tabella con le percentuali di voto per le singole liste. L'IDV, che ha appoggiato appunto De Magistris, ha raccolto il 9,7%, De Magistris invece ha raccolto il 25% di voti. Questo significa che la convergenza sul nome di De Magistris è qualcosa che va al di là della singola forza dell'IDV, ma è un candidato che ha intercettato perlomeno un 15% di elettorato che magari vota da qualche altra parte. Ce l'abbiamo ancora? Eccomi, ci eccoci, sono. Eccoci, l'abbiamo allora, persa. Scusatemi, ma insomma, ecco, si gira con la macchina da una parte all'altra, anche perché la provincia, una serie di risultati. No, non so dove ero arrivato, però ecco, il tema di fondo è questo: creare un'alternativa spendibile per il paese. Quindi la nostra partita non si limita a queste amministrative, ci sarà un'analisi. Ci sono candidati che per noi diventa complicato sostenerli. Le aggiungerò un fatto: facciamo attenzione che molte volte i risultati, sentivo adesso alcune vostre battute, non è che a Napoli l'Italia dei Valori ha il 25%, ma è evidente anche che subentra un voto di protesta che poi certo viene preso in particolar modo da personaggi politici più noti. Certo, perché, certo. Dire anche questo, è quello che dicevamo, sì. Nelle grandi città c'è questo dato di fatto. Allora, emerge con chiarezza un fatto: che l'esperienza radicale di Berlusconi, perché il Presidente del Consiglio ha ormai assunto non più il sogno come dire, di innovazione, di liberismo che in qualche modo aveva addosso nel 1994, oggi il Presidente del Consiglio rappresenta una costante guerra contro qualcuno. È evidente che questo tipo di atteggiamento non piace, ma non piace neanche ai suoi stessi elettori, perché diciamoci la verità. E poi c'è un fatto: a Milano la Moratti va peggio dei voti che prende la sua coalizione, quindi ci sono una serie di dati che in qualche modo si devono sommare. A me piace aggiungere un fatto: c'è una tendenza comunque a chiedere un forte rinnovamento, perché insomma, ecco, il sindaco Moratti, per quanto sia una donna molto valida, ma insomma sono personaggi che stanno sulla scena da una vita. Adesso togliamo Fassino, che anche lui ha 40 anni di curriculum, ma lì non dimenticate che il centrosinistra aveva il 64% e arriva al 52, al 53. Certo. La gente chiede oggi una via alternativa, volti possibilmente un po', come dire, un po' più nuovi, ma poi perché questo? Perché si chiede anche una speranza, ma ci sono personaggi che oggi come fanno a rappresentare un cambiamento o una speranza? Insomma, ecco, mettiamo i puntini sulle i. Noi siamo molto soddisfatti perché poi, tornando a Roma e alla provincia, l'UDC in provincia di Roma ha già preso 8 sindaci targati UDC, insomma sono percorsi alternativi. Certo. In provincia superiamo da soli quasi la media del 10%, quindi voglio dire, c'è una via alternativa, c'è una richiesta da parte dei cittadini, sono stanchi di questo gioco tra PD e PDL, che è un gioco a dimostrare chi è peggiore e non chi è migliore. Insomma, i cittadini si aspettano risposte concrete e noi, con grande umiltà, con grande semplicità, vogliamo provare a mettere in campo un progetto che rappresenti questo progetto alternativo, queste risposte concrete con valori precisi, con valori chiari. Non a caso a ottobre noi faremo un congresso per arrivare a un'amalgama più completa. Staremo a vedere dopo il ballottaggio, perché io credo che Milano rappresenterà proprio l'elemento focale. Io ho questa sensazione adesso, credo che lì siamo alla fine di un impero. Non dimenticate che a Milano c'è la regione Lombardia che è governata da 13 anni dal centrodestra. Berlusconi, come tutti potete immaginare, a Milano è, oltre che il Presidente del Consiglio, è l'emblema dell'imprenditoria. Il marito della stessa candidata sindaco Moratti
è un petroliere da 50 anni che rappresenta il tessuto economico più ricco. Non dimenticate anche il fatto che la Lega lì avrebbe dovuto fare Caporetto, ma non mi sembra che ha fatto granché. Ecco, tutto questo elemento, se voi lo unite insieme rispetto al risultato che è arrivato, e ci aggiungete il fatto che lì ci sono 5 ministri che sono di Milano, la certo. Russa, la Gelmini, potremmo continuare per ore, Lupi, vicepresidente della Camera, c'è un potere che viene rifiutato, perché guardate, nelle grandi città il potere ha una pressione. Certo. A questo si aggiunge anche il dato che si può interpolare in questo momento, cioè che Berlusconi a livello personale raccoglierebbe circa la metà delle preferenze rispetto alle altre elezioni amministrative del 2006, che insomma anche a livello personale una battuta d'arresto sarebbe abbastanza significativa. Io non vorrei sembrare troppo duro. Allora, la politica, tutta la politica ormai ha le sembianze di una minestra riscaldata. Cioè, se si facesse un sondaggio ai cittadini, io talvolta dimentico di essere comunque appartenente a questa categoria, però c'è una disaffezione totale, perché se uno come Beppe Grillo, che è un comico e dovrebbe essere archiviato in quella categoria, perché è come se Fiorello, con i dovuti paragoni, perché è molto meglio Fiorello, almeno un intrattenitore Fiorello, si candidasse, è in un momento tale di grande rivolta, di grande protesta, è evidente che anche un lessico così spinto, così duro, così volgare, racchiude e raccoglie dei voti. Ma perché non ci dimentichiamo che qui ci sono generazioni tradite, cioè i giovani non sanno più a che santo votarsi, e non perché nascono più fessi oggi i giovani rispetto a 30 anni fa. Ma ci sono, e quando parlo di giovani, attenzione, parlo di gente fino a 40 anni, qui ci sono generazioni mortificate, tutte le categorie. Noi viviamo un paese di corporazione, altro che il Parlamento, i politici e la casta, quella è una casta. Poi c'è la casta dei notai, degli avvocati, dei commercialisti, dei giornalisti, dei farmacisti. Il nostro è un paese che non è in grado di fare riforme. Allora è evidente che in tutto questo contesto anche un presidente del Consiglio, ma perdonatemi, che si candida consigliere comunale a Milano, ma è ridicolo, scusate, è ridicolo. Ma perché? Potrebbe fare il consigliere comunale di Milano? No, assolutamente no. Ma ci rendiamo conto o no? Ma un po' di onestà, ma insomma un po' di onestà intellettuale. Questo vale per chiunque, lo dico per Berlusconi, ma anche per gli altri che una volta usavano trainare le liste, no? I big. Certo. Bisogna riportare al centro dei veri interessi dei cittadini e la politica. Chi si candida a consigliere comunale deve essere consapevole che parliamo di una delle cose più complicate in assoluto. Io ho la fortuna di aver lavorato prima di iniziare a fare politica, cosa che non appartiene a tutti i politici, nonostante la mia giovane età. Però fare il consigliere comunale di una città come Roma, immagino quindi di Milano, per non parlare di Napoli o Torino, è una cosa complicata, dove o c'è una vera vocazione, oppure è evidente che poi la considerazione media dei cittadini verso la politica è prossima allo zero, no? Certo. Allora, non ci meravigliamo, quanto ha preso? La metà, io questo dato me l'ha fornito lei, la ringrazio, la metà delle preferenze della volta a Berlusconi, anche troppe, perché quella è una preferenza sprecata. Chi voleva votare il PDL avrebbe potuto, quindi non voglio criticare di per sé il PDL, avrebbe potuto votare almeno uno del PDL che poi il consigliere comunale andava a fare. Certo, sono se Casini si candidasse consigliere comunale a Roma, ma è evidente che vado io a preoccuparmi dalla buca fino alla holding del comune di Roma, e non ci potrebbe andare Casini. Insomma, rimettiamo al centro quello che ha un senso. Qui ormai nel nostro paese, che io amo e che credo che sia comunque il miglior paese al mondo come valore di per sé umano della gente, però noi abbiamo perso di vista quello che è il senso della politica, il tipo di servizio, il tipo di missione. Quindi per uscire fuori da questa roba dovremmo incominciare a stare un po' con i piedi per terra, perché ormai tutto quello che sembra è diventato realtà. Una volta l'apparenza non contava nulla, ormai qui è solo l'apparenza. Perché tanto ormai ogni politico dice il contrario dell'altro, il cittadino in confusione, che ne sa qual è la verità? La verità alla fine sembra quella che appare più fortemente o con più frequenza. Beh, bisognerebbe avere un po' più di onestà intellettuale. Se un tuo avversario dice una cosa giusta, è tanto carino a volte dire sì, è vero,
possiamo trovare dei valori o delle battaglie, dei principi comuni? Voi immaginate se l'Italia avesse dovuto combattere contro Al-Qaeda, quando trovavano Bin Laden, beh, si sarebbero divisi pure su questo. Va bene, onorato, noi siamo in pausa, dobbiamo chiudere il collegamento in questo momento, la ringrazio per queste valutazioni e poi naturalmente nei prossimi giorni, soprattutto fra un paio di settimane, avremo modo di commentare anche dal punto di vista vostro dell'UDC come andranno a finire i ballottaggi. Volentieri, grazie di tutto. A lei. Buona ancora serata. E arrivederci. Grazie. Noi andiamo in pausa.